Gli attacchi ci sono stati, così come i danni agli allevatori. Non c'è, secondo gli esperti, una situazione di emergenza particolare. È quanto è emerso dall'incontro dedicato alla presenza dell'orso in Val Chiavenna, organizzato da provincia e regione dopo le predazioni della scorsa estate. Fa parte del progetto LIFE fare queste serate di informazione alla cittadinanza per evitare preoccupazioni che magari in certi casi sono anche eccessive, però le cose vanno spiegate, la gente le deve capire. La parola è stata data ai tecnici per la presentazione dei dati raccolti sul territorio. Quest'anno noi abbiamo avuto in provincia di Sondrio almeno 3 orsi diversi, e due erano tra l'Alta Valle e il Tiranese, e questo poi invece della Val Chiavenna, che è stato il più critico per le predazioni avvenute soprattutto sul bestiame, che sono una novità assoluta purtroppo per noi in provincia di Sondrio. Non c'è ancora un'informazione genetica e tra l'altro non ci sarà anche a breve, perché è un animale che è stato molto elusivo, cioè lui ha colpito e poi è scappato ogni volta senza nemmeno consumare gli animali, quindi non avremo neanche quest'anno la genetica. Potrebbe essere M29 perché era in Piemonte, in Val d'Ossola, perché era già in Val Chiavenna, era già stato in Val Chiavenna nel 2016, quindi non possiamo escluderlo, però in questo momento neanche l'ipotesi abbiamo, perché non avendo un campione genetico dargli una carta d'identità è impossibile. Per il momento, essendo un orso molto schivo, che non è mai stato nemmeno visto da nessuno, non ha una situazione di pericolosità per l'uomo, perché comunque l'unica cosa che lui ha fatto è purtroppo predare bestiame, ma non è mai stato visto da nessuno, quindi non è un orso che nei confronti dell'uomo è confidente e quindi pericoloso. Potenzialmente. La presenza di orsi in provincia è monitorata da 15 anni. Allora, qui arriva mediamente un orso ogni 3 anni e penso che continuerà così. E non si prevedono particolari situazioni di danni, già quello che è successo quest'autunno, diciamo alla fine dell'estate, è abbastanza anomalo. È una stagione in cui gli orsi vanno normalmente ad ingrassarsi per affrontare il letargo, quindi mangiano castagne, fagiole e non vanno preferibilmente su proteine. Infatti questi animali non sono stati consumati, prevalentemente è un qualcosa di strano, non particolarmente semplice da spiegare, ma io non vedo particolari allarmi per la Val Chiavenna. Si tratta di essere equilibrati nel mettere in atto delle soluzioni di prevenzione danni che non sono una cosa semplice. Però detto questo, sono dei sistemi che funzionano. Funzionano abbastanza bene, non funzionano in tutte le situazioni, ci sono alcune situazioni che è molto complicato difendere, ma questa non è una buona scusa per non mettere in atto quello che si deve fare nelle situazioni invece dove questo va bene e dove questo funziona. E ci sono anche alcune situazioni qui in zona parecchio complicate, parlo degli animali semi abbandonati in montagna, che è un tema difficilmente risolvibile.